Bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi con il ritorno dei pronostici di Serie B, quindicesima giornata. E che giornata, come sempre, 5-6 partite da pronosticare. Giornata interessante, tanti bei match, possono uscire risultati molto molto interessanti. Io però, prima di partire col video, vi devo chiedere un pollicino in su al video, quindi 40 mi piace qua sotto e un'iscrizione al canale totalmente gratuita, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, non vi costa nulla e lasciate un mi piace per supportare i miei contenuti. Partiamo dalle partite che ho scelto da pronosticare, che sono Venezia Ternana su Tirol Frosinone. Ci facciamo un Brescia Reggina e la terza, un Bari Pisa la quarta, un Benevento Palermo e la quinta e l'ultimo ragazzi anche un Cagliari Parma. Sei partite tutte e sei difficili, interessanti e il cui risultato finale è di vitale importanza per tutte e due le squadre. Partiamo da Venezia Ternana, io vedo un pareggio. Venezia vede una vittoria importante, quella per 1-0 contro il Contro il con, ha giocato, ha vinto a Palermo 1-0. È una vittoria di peso, una vittoria in uno scontro diretto, possiamo dire, una vittoria che ha dato sicuramente morale, anche quella spinta per dire ok, ci siamo, siamo vivi, possiamo fare bene in questo campionato. E poi soprattutto, ripeto, ribadisco, in uno scontro diretto, affronterà una squadra che è appena arrivata al cambio allenatore con Andrea Zoli in panchina, due squadre che a tratti giocano molto bene. Il Venezia ha sì pochi punti in classifica, ragazzi, ma è una squadra che gioca bene e gioca un buon calcio. Il mio pronostico, però, per l'appunto un pareggio, per vedere la vera Ternana di Andrea Zoli, ci vorrà un po' di tempo. Così come vi dico un pareggio per su Tirol Frosinone, per me può finire 1-1, 2-2. Non credo che su Tirol perda, non credo che continuerà la sua striscia positiva come risultati utili consecutivi. È una squadra che fa cose semplici, ma è molto molto efficace in quello che fa, e quindi vi dico un X. Credo che per il Frosinone ci sarà il secondo pareggio consecutivo dopo quello acciuffato l'ultimo secondo contro il Cagliari, oppure riacciuffato visto che la stava vincendo fino al 95esimo. Andiamo avanti con la terza partita che vi dico è Bari-Pisa. Bari-Pisa secondo me è un match di vitale importanza, soprattutto per il Pisa. Perché? Perché anche da questa partita può capire a quanto è arrivato il suo livello di crescita, a quanto può veramente ambire questo Pisa dopo la vittoria importante, netta e decisa contro la Ternana per 3-1. Pisa decimo a quota 18 punti, Bari quinto a quota 22. È un Bari che non vince da un po' di partite, fa fatica soprattutto in fase realizzativa. Ricordiamo che Walid Khedira non c'è perché è impegnato con il suo Marocco ai mondiali, tra l'altro giocherà anche gli ottavi il Marocco, e quindi è un Bari che deve un po' adattarsi là davanti. E appunto per queste leggere difficoltà, ma comunque il Bari può uscirne fuori, io vi dico X2 o pareggio o vittoria del Pisa a Bari. Benevento Palermo è uno scontro diretto in questo momento per non retrocedere. Benevento 15esimo a 15 punti, il Palermo 16esimo a 15 punti, però c'è una differenza. Il Benevento vive un periodo di forma sicuramente migliore rispetto al Palermo perché ha raccolto 6 punti nelle ultime 4, il Palermo nelle ultime 3, nelle ultime 4, anche lei 6 punti, ma viene da due sconfitte consecutive pesanti, quelle contro Cosenza e Venezia in due scontri diretti, tutte e due, uno giocato fuori casa, uno in casa, e quindi un Palermo chiamato un po' a fare punti nella maniera più assoluta possibile. Deve cercare assolutamente di fare punti, non sarà facile. Io vedo un pareggio tra queste due compagini. Sono quelle partite che è meglio non perdere, nessuno delle due vorrà perdere, quindi può venire fuori anche una partita bloccata, e vi dico un X. Andiamo avanti con Brescia Reggina e Cagliari Parma. Partiamo da Cagliari Parma. Cagliari Parma, anche questa è una partita difficilissima da pronosticare perché il Parma è sesto a quota 22, deve trovare continuità nelle ultime 5, 2 vittorie e 3 sconfitte. È un Parma che sembra qua, è un Parma che quando ti dà l'impressione che può vincere la partita dopo una vittoria, invece poi la perde. E invece quando sembra che può partire leggermente sfavorito, fa risultato. Quindi un po' è anche un po' in questo il caso di Cagliari Parma. Difficilissimo da pronosticare, vi potrei dire un pareggio, però sarebbe troppo scontato. Sbilanciarmi diventa difficile, vedo meglio il Parma del Cagliari, quindi vi dico X2. L'ultima partita che ho scelto e che vi ho detto anche prima è Brescia Reggina, difficilissima anche questa, scontro al vertice. Brescia quarto, quota 23, arriva da una vittoria importante per 2-0, sempre in casa contro la SPAL. Reggina seconda, quota 26, deve ritornare alla vittoria dopo il pareggio nell'ultima partita.
Difficilissima, la Reggina può far benissimo fuori casa, ma il Brescia in casa è una squadra diversa. Anche qui non mi sbilancio e vi dico un pareggio. Tanti pareggi vedo in questa giornata, però vedo una vittoria del Pisa Bari. Il Parma per me può vincere a Cagliari e il Frosinone secondo me non vincerà a Bolzano. Pollicione in su al video, iscrizione al canale, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi!